Rieccoci, Primus Inter Pares, appuntamento dal mercoledì, gruppo TV7. Come di consueto, vi ricordo che siamo in diretta sulla pagina Facebook. Durante la presentazione iniziale, no, ho detto che in questa trasmissione arrivano ospiti importanti, primo dei primi. Allora, quando abbiamo iniziato, Marco mi ha detto: lui ovviamente non siamo i primi, già ci hai penalizzato. Non è vero, sono i primi anche loro, tanto per Ah, capirci, che poi ecco. magari sono anche. Chi di voi è più permaloso? Pippo, non sa niente, vero? Ma che mai dire che mi sono permaloso? E so quello che si arrabbia, che sta mai, so quello permaloso, che No, quindi basta. nessuno di voi, però, ma avete mai litigato tra di voi, Ma vai, a questo punto che Gaetano? litighiamo. No, litigato In no. realtà no, si discute, alle volte sì, si discute in maniera Animatamente. Per animata, esempio, ci voi si avete mette un le mani assistente che addosso. si chiama Silvia, no? Assistente? Che... No, No, siamo noi altri assistenti di è appunto questo è il problema, diverso. siete voi che cambiate. Inizialmente, quando l'ho conosciuta, che vi seguiva dall'inizio tanti anni fa, era sorridente lei, era è diventato un po' più... Come mai siete perché riusciti tutte a le più rogne... seria, cioè non è più bella, allegra come Ah, no? la Perché tutte le conosciuta una rogne sono volta? passate in Adesso mano a viene lei, qui, allora giustamente. vi bacchetta, vi mette in riga, però non Sì. è più allegra come una volta, non lo Ma so. perché quando... Allora, c'è da dire una cosa. Quando noi costruiamo uno spettacolo e lo Lo fate testiamo con vedere delle prima a persone, lei lo e fa vedere prima a lei Silvia. piange quindi. No, se Anno ride, vuol dire che funziona. Funziona. E poi la gente Ah, è ride. così. Se Silvia ride, ora aspetta che forse non funziona così. È il nostro tester, Sì. praticamente. La capiamo. Tester, è il controllo Tester. qualità, ma Mi al rovescio. verrebbe a dire Pippo Sess'altro. Senz'altro, Cioè, bravo, una bravo, delle parole che sento senz'altro. ormai è la parola Più più diffusa, divulgata, più diffusa, diffusa esatto. nel nostro territorio, No, c'è senz'altro. da dire Senz'altro. Succede che che questo, succede a dire cosa? se noi prova ad immaginare Marco e Pippo, l'unico due che è un trio, come una macchina, la Silvia è il motore. Adesso è molto tolta in giro, però effettivamente cioè Che noi ruffiana saremmo che è, persi. te No, l'ho ma è fatto vero, è vero. Ma rifiare tu visto lei. che è appena arrivato in Se, studio? sì, Era per no, quello che sto a poi la dire, presenteremo sennò. prima del Pippo è termine anche della il più puntata. ruffiano dei tre, Lui è ecco. più Sì, ruffiano, ma è ecco, così, è così. vero Ha o no? tutti i difetti, Pippo. Ecco, però nelle vostre gag, quello che fa più personaggi di tutti è lui È più o meno, Pippo. perché poi Marco fa Ines, tu fai Sì, ma il... no, Marco fa Duilio, se arriva, perché bisogna sempre vedere che il discorso deve Lo fa, no, ritardare. quando fa la donna col turbante, Alla questa Elsa, la Elsa, alla scusatemi, è la conturbante. conturbante, lasciatemi, scusatemi, è giustamente perché tu fai, però lui fa, io ho visto che lui fa la Fai donna, Elsa, che è meravigliosa. è meravigliosa la Elsa. È proprio una delle donne più affascinanti Ma della storia. perché? Vabbè, ma, cioè, tanto perché la donna con la barba piace. Esatto. Donna barbuta, sempre Sì, mi è piaciuta. sempre piaciuta, sì. No, Poi... poi ha una finezza di intelligenza, di speaker, che è proprio su Caratteristica livelli di Marco. Marco. Gaetano, fammi tre pezzi del guru che mi fanno impazzire. Dai, dai, Ti dai. prego, quelli che ricordi, quelli che fanno più, quelli è una roba, quelli mi fanno, faccio? c'è solo certe battute che poi mi fanno, dai, proviamo un po'. Aspetta, perché non c'ho il P. Gelato. Cioè, Marco suggerisce a te, tu suggerisci a Gaetano, è una cosa... Perché in realtà io scrivo i pezzi suoi, lui scrive i pezzi suoi, lui scrive i pezzi miei. Esatto, Per cui è per sempre la cui stessa. riuscite a ricordarli così. Allora, ascolta, ascolta. domandiamoci una sola domanda. Mai gelato è maschile perché ha le palline? Cosa vuol dire sta Come roba? fai ad avere queste domande? L'hai Domanda. illuminato. Ma lei è folgorata più che illuminata. Poi? Poi un'altra ancora. Questa è la più forte di questa era. tutte. Fatta No. questa, fate tutto. Domandiamoci, perché noi non siamo qui per darci delle facili risposte, ma per farci le giuste domande. Giusto. E allora chiediamoci: un uomo nudo può morire investito? Investito, guarda che qui è nudo. Investito. Grazie, Guru. Ma secondo lei quando fa questa Ramen. domanda Sì. Pippo sulle sue gag, lo fa perché non l'ha capito lui e pensa che non l'abbia capito nemmeno il telespettatore Sì. oppure proprio è una gag preparata? Quella Perché dici dell'assessore in Ciano che questi... beh, No, 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 Ciano poi mi farà un no. Ah, pezzo di sì. Ciano, poi voglio sentire anche la Elsa. Elsa, perché sbaglio con Qua Ines. qua Qua Ines. Ines, no, di Ma no, Chi è delle due la più... è più fastidiosa se è Ines. Sì. Elsa, ti Ma ammetti là, stai, ascolta, va. insomma, non so chi sia più fastidiosa Chi è tra la le più due, fastidiosa? Secondo te, onestamente. Perché io ho a Gaetano? che fare con cioè, col personaggio vero e proprio, quindi non sono un personaggio che interagisce con loro, sono io che ho a che fare con la Elsa o con la È Ines. vero. All'orizzonte E lì avete qualche è... personaggio nuovo?
Non lo voglio sapere. Sì, sì. Voglio... Diciamo, perché poi quest'estate lo vedrete, l'ha detto la sicurezza. Oggi sapete che la sicurezza è un tema importantissimo per tutto gli spettacoli. Ma chi farebbe la parte? Pippo. Sì, allora siamo pronti, operativi, sempre operativi. Allora, avvisiamo tutto. Avvisiamo tutto il pubblico presente caso di emergenza. Ricordatevi di uscire in ordine alfabetico. Come fa? Impossibile alfabetico. Calma. Vengono adesso tutti i cognomi, mentre sarà un casino. Scusi, signore, ma è un po' difficile. Bello, mi piace molto. Bellissimo. Andiamo a vedere il secondo filmato. Pandare in Veneto. Nell'attesa che il meccanico sistemi l'auto, Marco, Pippo e Gaetano prendono una pausa a Montegrotto Terme. Ma è fuori fumo da che l'albergo? Andiamo a vedere. Ma scusa, ma quello non sei il meccanico? No, è la frase giusta se non sei il meccanico che cavaria ad aggiustare la macchina. No, è la frase giusta se quello non sei il meccanico. Cioè, non ho capito. Prima in bar a mangiare a brioche, adesso qua in piscina a fare il bagno. Ma cosa bagno? Vado ad aspettare 3 ore che ho appena mangiato cappuccino e biscotti. Ma quando penso di aggiustarla sta macchina? Mori, so di aspettare che si asciuga la colla vinilica, d'accordo? Che vuoi finire scotch e dai. Ciao Vianello, la stanno disturbando? No, carissimo, asa stare, non sta a liberare i cani, asa stare. Piti, li lasciamo là. No, tranquillo. Sei bravi ragazzi, sei un fiammoltoni, ma sei bravi ragazzi. Anche perché non sai che se il fango fuma, sua mamma che dice parole. Dai! Cioè, visto che mi sembra di aver capito che sta macchina dovremmo aspettarla qualche oretta, a manco cavamene una curiosità. Era amico visto, fossi che fuma, alberghi che fuma, piscine che fuma e nessuno che si preoccupa. No, l'acqua del mare quando esce dal pozzo è 80 gradi, ma questa è un'acqua da 34 gradi. No. La gente si immerge tranquillamente. Non è che mi ustiono se vado in acqua. Ma per carità, tutte le proprietà dell'acqua, che sono certificate a livello europeo dell'OMS, hanno delle proprietà balsamiche eccezionali. Quindi state tranquilli, non succede niente. Sì, però queste sono robe per anziani, cioè noi giovani. Giovani, che vuol dire giovani? La prevenzione innanzitutto. Ma che vuol dire prevenzione, scusa? Ma tu ormai te sei visto. Quante robe abbiamo scoperto sti giorni. Grazie Gianfranco, veramente, di queste informazioni. Per così poco, dai, adesso che siete qua dovete divertirvi, no? Buttatevi, la piscina è tutta qua. No, anzi, grazie della tua ospitalità che è già stata preziosa. Troppo gentile. È come se non avessi detto niente. No, ma è troppo. No, poi mi sentirei anche in imbarazzo. Pure, e state tranquilli, dai, fate quello che dovete fare, non ci sono problemi. Oh, sono già spariti. Certo che è divertita. Allora, questo è un progetto, parlavo prima con Marco, Pandare in Veneto, ovviamente, che vi farà girare tutto il territorio nei vari comuni per andare a vedere, al di là della comicità, ovviamente anche il territorio, come dicevi tu Pippo, com'è, le abitudini, le tradizioni e tant'altro. Ed è anche educativo sotto un certo punto di vista, no? È educativo, sì. No, come dicevamo prima, molte cose che hai veramente sotto casa non le conosci. E quindi tantissime volte senti dire: ho visto in TV un servizio su, oppure c'è qualcuno che è venuto nel tuo comune a fare un'attività che tu non sapevi esserci. Quindi l'idea nostra è di proprio esaltare quello che abbiamo sotto casa. Beh, la zona per esempio termale di Abano Montegrotto è straordinaria a livello di quantità anche di iniziative, chiaramente. Non è l'unica in Veneto, perché dal settore enogastronomico al settore ricettivo del turismo al settore culturale, insomma, questo territorio è bello pieno e bello denso di cose da raccontare. Gaetano, allora, Ines,
Elsa, Elsa e Ines. No, il marito della Elsa chi è? No, lui, no, lui. No, non c'è lui. Il marito della, no, della Elsa. No, della Elsa, no, la Elsa è single, ma c'è anche... Ma scusa, bambino, mi domandare neanche perché, perché... Ah, allora, quando si siedono, lui è la Elsa e lui il marito. No, lui, no. Lui aspetta, 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 Giorgio, allora, come no, che casino che te ne la Elsa... Tu basta ti ricordi. Quella che è turbante è la Elsa, la Elsa la barba. La Elsa, appunto, quando fanno lo sketch dove lui è l'uomo e lei è la donna. Duilio e Ines. Duilio e Ines. Duilio, fattimi Duilio e Ines. Oh. Duilio e Ines. Vai Gaetano. Allora, Duilio e Ines, no, sì. Siete in terapia qui da me ormai da diverso tempo. Mm? Ah, sì, sì, sì. Vi voglio fare una domanda. Dottore. Parla con noi, parla con noi. Parla con noi. Esatto. Voi avete anche due figli, no? Due figli, sì, sì, due figli. Due figli. Sono cresciutelli ormai. Ah, sì, beh, insomma. Come cresciutelli? Hanno la sua età? La mia? No, no è la sua di loro, dei miei figli. I nostri figli? La sua di loro, la loro età. I allora. Figli miei hanno la sua età. Non sei mica vecchi come te? No, ma cosa c'entra? Immagino di no. Cioè, nel senso che più o meno siamo... Ma no, sono gemelli. Okay. Gemelli, mia gemelli. Tamara, che ha 29 anni. Sì. E Toma. Ha 29 anni anche Toma? Eh sì, coetanei. Sì, sì, stessa età, gemelli. Sono gemelli. Monazigote. Come? Monazigote. No, non si dice. Cioè, no, gemelli monazigote. Sì, no, sì. E a Tamara ha la laurea, ha un master isatore, ha fatto il dottor House. Toma è in quarta superiore. Quarta superiore. Capito, non riesce ad andare fuori dai superiori. Volte... Qui sono monazigote, vero? Sì. Ma come monazigote? Eh sì, a Tamara è zigote e Toma è mona. Ah, ok, ho capito. Questo è... Vabbè, ma perché così al di là nella vostra storia artistica quanti personaggi avete inventato? Allora, più o meno, abbiamo così senza ricordare, diciamo, siamo circa sui 25-28 sì, personaggi. Io so perché Gokun Tai attacca panni del furgone, ogni vestito, ogni personaggio. Esatto, sì. È vero, sì, ce, sono ce ne sono tanti. E dopo passano un po' anche, no? A volte ritornano. Ci sono stati avete personaggi... mai fatto uno dei primi sì. Quando avete iniziato la vostra. Come è iniziata? Forse l'ho già detto nella puntata precedente quando ho avuto ospiti un anno fa, però come è iniziata la vostra storia inizialmente tra voi due, perché nasce tra voi due? Allora, la nostra storia è iniziata... Dai, Pippo, fa il serio per piacere, che dopo le persone scrive... Sì, dice, scrivo e poi ci penso seriamente. Pippo. Allora, dai. Per piacere, allora, prometti le robe, dopo arriva uno e... Abbiamo iniziato io e Marco nel 2000, ci siamo conosciuti nel 2000 e abbiamo capito dove così tanto in Corriera, in Pullman, andando ad Assisi. Sì, allora, il 2000 era l'anno del giubileo quindi siamo andati in questo incontro che si teneva ad Assisi, al quale siamo andati entrambi, visto che noi siamo dei bravi ragazzi. Avete mai fatto un prete nella vostra vita? Sì, Don Rino. Don Rino. Dopo me lo fai un po'. No, ma Don Rino era il datore del lavoro della Ines. Sì, esatto. Non me lo ricordo, per questo ve lo chiedo. Allora, andate ad Assisi. Siamo ad Assisi, in Pullman, Marco, dove in teoria era il mio animatore. Educatore, definiamolo proprio i termini corretti. Educatore. Io volevo educare Filippo. Esatto. Cioè, un pullman eravamo in due, io e lui. Raccontiamo seriamente. Sì, io ero un animato, cioè, andavo a fare questa esperienza guidato da un gruppo di educatori, tra cui c'era Marco. Ma Pippo era un fuori quota. Io ero un fuori quota, insomma, ero là un po' per fare. Sì, vabbè, e in pullman raccontavo le barzellette, perché avevo all'epoca, ma ho ancora un foglietto dentro il portafoglio con tutti i titoli delle barzellette che conosco. Titoli o spunti? O spunti. Centinaia, cioè tipo... Esatto. Allora ogni volta ti racconto una barzelletta e non te ne ricordi una. Ma non se puoi dire, perché sei molto volgare. Ma ce ne sarà una meno volgare. E quindi facciamo... puoi dire solo al bar oppure in un pullman andando ad Assisi. Oppure si può fare bip mentre tu fai e Gaetano fa bip. E ora metti un bip con te. Dovete inventarvi una barzelletta con il bip in diretta, non so. Faremo. E così ci siamo un po' scoperti, perché comunque facevamo divertire tutti quanti, e poi siamo diventati amici da quell'esperienza. Per qualche anno non abbiamo mai sviluppato insieme la parte artistica, cioè eravamo amici, andavamo a giocare a calcetto, ci si trovava, ma poi in occasione dei compleanni di amici, feste di laurea, matrimoni,
iniziavamo a scrivere dei copioni, cioè ma veri e propri copioni. Copioni delegando altri amici a ricoprire diversi ruoli di quel copione. Esatto. Per cui venivano fuori robe inguardabili, ma divertentissime. Eravate anche gli autori, quindi di tutto. Certo. Ma la cosa bella è che tutti dicevano e sì. E da lì poi è nata da lì siamo andati a fare un laboratorio di teatro comico che si chiamava Raccolta Differenziata. Ma per andarlo a fare, sì, io ricordo poi che la mandavamo in onda nella vecchia emittente, esatto, dove. Certo. Dove eravamo, mi ricordo c'era addirittura un bidone, mi ricordo vagamente. Beh, per andarla a fare ci ha iscritti Silvia, no? Chiaramente. Saputa, e quindi ci siamo trovati a... Però la Silvia, vedete, credeva in voi, ha avuto coraggio. Silvia credeva in noi no. Cioè, fondamentalmente ho capito, è stata lei che ha creduto in voi, insomma, perché... Sì. Voi, per quanto ruffiani siete, è una cosa no, che... non si dite, poi nasce il primo spettacolo con la gente, dove l'avete fatto? Beh, in realtà c'è una doppia prima. Marco, quello che ricordate. No, il primo te lo diciamo proprio a Ponte San Nicolò, al Parco Vita. Eh sì. 2005. E con 2005. E una bellissima esperienza, anche perché c'erano 600 persone. Eh sì. E che voglio dire, la prima volta si dice mi sono esibito per quei pochi che c'erano, no, c'erano 500-600 persone, una roba assurda per noi, e noi la prima volta che salivamo su un palco e abbiamo, insomma, a noi ci siamo divertiti, la gente si è divertita, poi si è molto divertita la gente in realtà, perché ha riconosciuto proprio la prima volta che qualcuno si proponeva su un palco, insomma, senza avere né mezzi né risorse. Lo spettacolo che vi è rimasto di più sarà per la location, sarà per il pubblico. Quando avete fatto sold out al Geox, voi il vostro spettacolo personalizzato è stato il più bello secondo voi, quello che avete avuto, quello che non credevate mai di avere, facciamo questo gioco di parole. Ma è stato sicuramente una oppure una se non quello magica. Oppure Gaetano, se non quello, quale? Io ricordo con particolare emozione la prima volta che abbiamo fatto il Geox, non solo per la location meravigliosa, non solo perché avevamo fatto un sold out di 2500 persone, proprio perché arrivavamo, era una delle tappe del percorso che avevamo in qualche modo disegnato nella nostra mente, nel nostro progetto artistico, ed è arrivata in un momento, secondo me, in cui avevamo fatto un'evoluzione. Un momento giusto. Domanda seria a tutti e tre. Dopo quella serata lì avete... No, è perché mi viene da farla, perché poi voi la buttate, non dico la parola volgare, però la mettete lì scherzosamente. Alla mucca, esatto. E avete dormito poi la notte dopo quello spettacolo? No, aspetti, diciamo questo. Quando è finito il Geox, era la notte del cambio dell'ora, tra l'altro. Esatto, quindi abbiamo perso o guadagnato? Ho perso un'ora in realtà, perché è andata avanti. Certo. Quindi già abbiamo dormito un'ora in meno. Un'ora in meno, l'adrenalina era altissima. Noi, finito lo spettacolo, io ho pianto, nel senso, proprio dalla tensione, guardando il teatro vuoto, ho detto: se andai via tutti. No, invece mi sono messo a piangere. E lo spettacolo deve ancora finire. No, e siamo andati a mangiare un panino onto, perché alle 4 del mattino non c'era più nulla da mangiare. Traduci proprio... panino onto. Esatto. Panino onto è... Padovani, ragazzi, la conoscono. Esatto, per cui devo dire, quello è stato... Siamo tornati a casa, io ricordo, ho letto tutti i messaggi di amici e conoscenti che erano venuti al teatro, perché il teatro l'abbiamo riempito con amici e parenti, naturalmente. Sì, certo. No, gran parte degli amici che erano venuti ci tenevano a dirci quanto si erano divertiti, quanto era stato bello, certo. E ho passato la notte a leggere tutto. Penso di aver dormito 3 ore totali. Va bene, Pippo, la barzelletta prima della pubblicità. E ora ascolta me, sento, devi preparare, insomma. No, so. Sento perché all'ippodromo non c'è più Autovelox. No. Perché i Gakavai. No, questa è storica. Questa è storica. Dopo ce ne devi preparare una inedita. Una inedita, questa storica. Questa poi quella di tutti gli spot, quella del radicchio. Sulle rotonde, com'è quello, ancora ricordiamo, mamma mia, l'insalata su tutte le rotonde, perché mangiare insalata te rende furbo, perché? Rende furbi, cosa dici tu quando uno è furbo? È che mangiare la foglia. a tra poco senz'altro.